chi sbaglia paga. Per ora la nostra conoscenza dei fatti si limita a poche righe d'agenzia e quindi è ancora presto per trarre delle conclusioni, ma ribadisco, chi sbaglia deve pagare. Mi auguro e continuo ad augurarmi che noi non cadiamo nel solito giochetto per cui in stato di emergenza ci dimostriamo identici alle persone che di solito contestiamo. E quindi c'è una vicenda che è strettamente giudiziaria che ci racconterà la magistratura. Una vicenda di opportunità che ha bisogno di avere risposte da parte di Penati. E poi c'è la questione che Penati in questo momento rappresenta la vicepresidenza di questo Consiglio e quindi mi auguro che sappia molto bene che va tutelata l'istituzione del Consiglio regionale molto e più di quanto in questo momento sia da tutelare lui. Noi riteniamo che in questo momento abbiamo scarse informazioni, per cui ci riserviamo poi di fare una dichiarazione dopo aver avuto informazioni più precise. Ci risulta che vi è stato appunto un interrogatorio. Un interrogatorio anche? Cioè interrogatorio, comunque che la magistratura si è recata. Noi diciamo chiaramente che abbiamo piena fiducia nei confronti dell'operato della magistratura e dall'altra parte che speriamo che Filippo Penati possa dimostrare la propria innocenza. Ecco perché dico che in attesa di conoscere nel dettaglio la vicenda, le carte della vicenda, sarebbe giusto che il vicepresidente facesse un passo indietro. Nel caso non ci fosse una posizione ufficiale da parte di Penati, voi siete pronti a chiedere le dimissioni? Io ho un sogno che non ci sia bisogno di chiedere le dimissioni. Ecco. E tieni conto che la gente ci elegge perché i nostri sogni diventano dei progetti politici in fretta. Quindi.